Un saluto a tutti gli amici di androidworld.it, oggi focus su HTC One Max. Il focus di oggi è sul lettore di impronte digitali. Questa parte nera quadrata appena sotto la fotocamera ultrapixel è appunto un sensore di impronte digitali. Vedete che, ve lo faccio vedere da vicino, è leggermente incavato dentro, ma veramente leggermente. Ed è un nero opaco. Devo dire che esteticamente non mi fa impazzire, non sembra avere molto senso, sembra un po' un quadrato nero piazzato lì, però è comunque un lettore di impronte digitali e direi che può andare bene. L'unica cosa, forse avrebbero potuto scegliere un altro colore, non lo so, magari bianco. Non deve essere una cosa impossibile, visto che comunque Apple è riuscita a realizzare un sensore di impronte bianco, vuol dire che è una cosa fattibile, ma dopo tutto può anche andare bene, visto che anche la fotocamera appena sopra è nera. Però ecco, vedete, non è esattamente nera, è grigia, insomma. Mi sto sicuramente attaccando al nulla, ma è giusto una considerazione personale. Va bene così, alla fine, se vogliamo un lettore di impronte, va bene così. Come funziona il lettore di impronte? Il lettore di impronte funziona che se io scorro il dito, lo smartphone si sblocca. Il problema, fondamentalmente, è che non è così comodo come possa sembrare, o anzi, probabilmente non sembra neanche molto comodo. Questo perché non può essere utilizzato, ovviamente, quando il telefono è poggiato e soprattutto richiede che il telefono venga prima, risvegliato premendo il tasto di accensione. Quindi adesso io faccio così e il telefono si sblocca. Se lo faccio direttamente da bloccato, non succede assolutamente niente. Altra cosa, ovviamente il dito deve essere passato esattamente così. Se il dito viene passato, per esempio, se tengo la mano così, quindi leggermente, di lato, vedete lo smartphone si impunta, quindi devo tenerlo così necessariamente e scorrere il dito in questo modo. Si possono impostare fino a tre dita differenti. Eccolo qua, nello scansione di impronte, serve un primo passaggio per sbloccarlo. Vedete come ogni volta devo fare questo gesto in cui prendo il telefono e me lo raddrizzo in mano per riuscire ad arrivare per bene al lettore. Posso impostare tre dita differenti, ho impostato l'indice destro, l'indice sinistro. Voglio far vedere una cosa abbastanza simpatica, che sarebbe quella di poter impostare un'applicazione all'avvio con un certo dito. Ok, il medio destro direi che va bene. Quindi faccio così, mi chiederà altri passaggi, altri 3, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ok. A questo punto posso scegliere di avviare un'applicazione, per esempio la fotocamera. Quindi nel momento in cui io voglio avviare rapidamente la fotocamera, scorro l'indice, eccolo qua, e la fotocamera è pronta per scattare. Ovviamente devo necessariamente impostare una password che mi viene richiesta nel momento in cui dovessi sbagliare troppe volte consecutivamente lo scorrere del dito, o altrimenti, scorrendo verso l'alto, posso impostarla manualmente, la password a prova di bomba, che è ovviamente Android World. Io avrei scelto volentieri 1, 2, 3, 4, ma me l'ha impedito. Quindi password e dentro. Conclusioni per questo lettore di impronte digitale. Beh, allora, non è detto che necessariamente debba essere una cosa particolarmente comoda. Forse fosse stato posto frontalmente sarebbe stato un pochino più comodo, perché ci si poteva accedere anche a telefono appoggiato su una scrivania. Abbastanza interessante la possibilità di avviare un'applicazione con lo sblocco delle dita. Succede che alla fine, secondo me, a meno che non abbiate dati veramente sensibili nello smartphone, tenderete a disabilitare questa funzione dopo una prima settimana di entusiasmo. Magari, ecco, siccome è una funzione pensata soprattutto a chi ha dei dati sensibili nel telefono e che quindi è disposto a perdere qualche secondo in più, pur di proteggere realmente i propri dati, ecco, a quel punto io avrei messo altri tipi di protezione, per esempio proteggere applicazioni con la scansione di un dito, proteggere immagini con la scansione di un dito, file, eccetera, eccetera. Tutto il sistema di scansione dell'impronta, infatti, rimane confinato interamente nel blocco schermo. Quindi una funzione implementata così così, e soprattutto, più che altro, via software si poteva fare sicuramente di più. Grazie
Per questo focus è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per androidworld.it.